Vediamo adesso un articolo dove vi spiego come utilizzare il nuovo tool che è Word Planner e Google Trend per fare del SEO. Ossia dovremo avere un account su Google AdWords, ma è abbastanza semplice ed inoltre è completamente gratuito. Vi lascio un collegamento. Nella descrizione trovate tutto, trovate il URL del sito da cui ho ripreso questo articolo, video e tutta la spiegazione. In ogni caso, lo leggo un attimino, prendete, andate su Google AdWords, cliccate, andate su strumenti e su trova nuove parole e ottieni dati relativi al volume di ricerca. Inserite la parola chiave che volete ricercare e avrete le parole chiavi simili per quella data parola. Attenzione però ai dati che vedete, non sono le ricerche di Google, ma di quelli che utilizzano AdWords. È una pubblicazione non banale e effettivamente in molti si pongono il problema. Da qui possiamo analizzare la conversione della parola, che qui vedete un esempio. Ora, in questo momento sta caricando, come qui vedete un esempio di quello che ho immesso su Google AdWords. Andiamo a vederlo nello specifico, così comprendiamo meglio. Quindi, andiamo su Google AdWords. Allora, questa non è la schermata principale. Comunque, anche da qui possiamo. Ma c'è già quello che ci interessa, non lo troverete proprio così, ma lo troverete in maniera praticamente identica, non cambia niente quello che ci interessa. Andate su strumenti di pianificazione delle parole chiave e otterrete questa, ora fa un attimino, sta caricando, e alla fine del caricamento abbiamo ottenuto questo. Ci sono tante cose che vi invito a guardare, ma per il momento quello che ci interessa è cerca nuove parole chiave utilizzando una frase, un sito web o una categoria. Mettiamo ad esempio un sito che in questo momento, una parola chiave che in questo momento è molto di tendenza. Poi vi spiegherò il motivo perché ho messo proprio questa, non è un caso, che è uomini e donne, ossia la famosa trasmissione di Maria De Filippi. Come sito non metto nulla, tanto non ci interessa a noi più di tanto sapere in quale sito andrà. Quello che mi interessa è trovare la televisione. Quindi vado su arte e intrattenimento e metto TV e video. Trova idee. Dobbiamo aspettare un attimo che faccia il caricamento. E una volta fatto il caricamento, potete vedere che è da 1 a 10 milioni di ricerche. Questo è il trend, ossia abbiamo, ti consiglia un'offerta, eccetera, eccetera, però quello che voglio mostrarvi è che la concorrenza è bassa. Questo significa che anche non essendoci concorrenza per aggiudicarsi questa parola chiave, anche quanto vi chiederà Google AdWords è molto basso. Quindi, da un lato, dal punto di vista degli inserzionisti, con pochi soldi potrete ottenere molte visite. Questo è il lato positivo. Se invece che degli inserzionisti siete dei publisher, ossia utilizzate il circuito di Google AdSense, c'è il risvolto della medaglia in quanto la conversione è molto bassa. Ma a noi non interessa questo, a noi interessa farvi vedere che se, per la parola chiave uomini e donne ci sono le idee che sono oggi, anticipazioni uomini e donne, over, news e guardate qua, ed, ossia non c'è nemmeno la parola uomini e donne, ma lui è riuscito ugualmente a trovare una parola simile che è correlata a quella principale. Scorrendo via via puntata, video, replica,
uomini e donne classico, video uomini e donne, e come potete vedere la concorrenza è sempre molto bassa, quindi potenzialmente è una parola su cui investire. Ma questi valori che potete vedere qui non sono valori di ricerca, o meglio, sono valori di ricerca, ma di Google AdWords. Cosa significa questo? Significa che non è il trend, è comunque un'ottima stima, ma non è il trend reale. Per vedere il trend reale di alcune parole, prendiamo questa principale, dobbiamo andare su Google Trend, ossia, ora c'è proprio anche in versione italiana, trends.google.it trends. A questo punto scriviamo qui la nostra parola e vediamo quanto traffico ha. Ho un po' il collegamento lento stasera, ma comunque tra pochino dovrebbe apparire. Ecco, come potete vedere, questo è l'andamento della parola chiave uomini e donne nel tempo, si parte da giugno del 2012 fino ad arrivare a oggi, praticamente. Quindi, una volta che abbiamo visto questo, però ci sorge un dubbio, in quanto vediamo che il volume stimato è 35, qui è 42, qui è 58, qui è 97, sì, ma 97 non sappiamo, riferito a un paragone di cosa, ossia Google Trend non ce lo dice, non è una cosa che vuole rimanere sua, però possiamo comunque individuare questo termine di paragone. Per esempio, prendiamo un termine che sappiamo benissimo avere molto molto traffico, ossia molta molta ricerca. Esempio banale, una squadra di calcio come la Juventus, e facciamo invio. Allora, cosa succede? Cosa vediamo? Vediamo che la Juventus, che è un ha dei picchi che sono molto maggiori rispetto a quelli di uomini e donne. Ma comunque questi picchi sono molto elevati, sono picchi molto elevati. E in alcuni punti le due rette tendono a intersecarsi. Sapendo che Juventus ha elevatissimo traffico, deduciamo che anche il traffico verso la parola chiave uomini e donne è molto elevato. Se noi prendessimo un'altra parola, non lo so, che posso dire, ecco, questo ci metto Gentiloni, il nostro presidente del consiglio. Potete vedere che Gentiloni ha un traffico molto inferiore rispetto a uomini e donne, e questo ci fa appunto capire quale sia la portata della parola chiave uomini e donne, da cui possiamo trarre le conclusioni, ossia abbiamo visto che la Keyword Planner di Google AdWords, che investire su questa parola costa poco perché la concorrenza è bassa, e da Google Trend abbiamo visto che costa poco, la concorrenza è bassa, ma c'è molto traffico. Quindi è una parola assolutamente sulla quale investire e puntare. Se volete usare il circuito Google AdWords. Mentre invece se volete monetizzare con questa parola, per gli stessi motivi, si ribalta il cerchio e non è tanto conveniente. Per questa lezione è tutto, ciao, alla prossima, da Fabrizio.